Signor, Che dici? Vengo su. Senta, fratello, cugino, cuginetto, elemento utile di quello che è la dinamica gastronomica che va. Senta, lei come si chiama? Che nome ha? Michele Galimberti. Posso chiamarla Michele Galimberti? Ma mi chiami cameriere, non so. Io posso chiamarla cameriere? Perché no, sono qui a servire. Accidenti. Io sono quello che faccio e non c'è niente di male. Qualsiasi lavoro è utilissimo al mondo. Mi scusi tanto, signore, ma siccome è l'ora in cui dovremmo mangiare noi, un po' tardino, ecco. Allora se lei... Vado via. No, non mi permetterei mai. Sto qua. Lei chieda quel che desidera. Io vorrei... del cucchiaino di cavi... Di? Di cavi... Di cavi al fiore. Del pane, possibilmente raffermo, con un po' di muffettina. E una bella bistecca. Oh, mi dia, guardi, pane, le ho detto, così la fermo, sì, sì. Dunque indica di caviofiore e della mortadella rancida. Io mangio sempre così, io sono umile, io sono uno dei vostri, sì. Io, mortadella rancida, va bene, permette, sì, grazie. Quest'acqua di annata, che buona! Quest'acqua di annata. Così tanto. Sì. Ho visto di là la mortadella. La vuole rancida, un po' rancida, rancida del tutto o proprio o rancida a metà? Rancida marcia proprio. Fazzala, se il gatto non la vuole la mangio io. Ah, ecco. No, perché abbiamo un pezzo di mortadella rancida puzzolente che il gatto l'ha rifiutata. Ma io sono dei vostri, io mi ecco, vabbè, tutto, vabbè. Sono mica uno snobio. Lei cosa mangia? Ah, niente, per il pane ho messo due fette di salmone affumicato di Scozia, un po' di caviale, quello che c'è in cucina. Vengo qui in cucina, vengo.